Ehi, Pips, bentornati su Druidstone. L'audio l'ho abbassato tanto, 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 regà, perché nelle ultime puntate col fatto del format era veramente scazzicato. Mi dispiace molto che le ultime quattro puntate abbiano avuto l'audio messo male. Adesso è molto più basso. Ho fatto un po' di prove e mi sembra giusto. Se trovate che sia troppo basso o ancora troppo alto, fatemelo sapere nei commenti che eventualmente lo sistema. Adesso sta addirittura al 35%, mi pare, l'ho quasi dimezzato praticamente. Vediamo un po'. Sì, l'ho dimezzato. Allora facciamo, dovrei rifare i livelli a medium. Poi lo faccio, poi lo faccio. Vabbè, che adesso dovrebbe essere tutto molto più tranquillo, meglio a normal. Rifacciamo un livelletto. Questi l'ho fatti tutti hard. Easy, rifacciamo questo qui a medium. Che palle sta cosa che bisogna andare su settings, mettere normal, applica, gni gni gni. Vai, così livelliamo un pochino, rifacciamo un vecchio livello al volo. Druidstone si sta dimostrando veramente valido. Tra l'altro, ah, ma questo qui è il. Che cacato che ho fatto? Che cambia qua? Ah, però questo dà exp lo stesso. E vabbè, allora facciamolo. Ci frega. Com'è che bisognava fare qua? Mica mi ricordo. Ok, questo andava pigiato di qua. Poi verso su. Poi di qua. Che poi chissà perché questo ci hanno messo le varie difficoltà pure su questi, a buffo proprio. E vabbè. Questo andava. Ah, sì, questo andava tagliato solo nell'angolino sopra. Questo qua. E poi lo rispingiamo al posto suo. Ok. Tra l'altro, queste puntate le vedrete poi nelle settimane molto addietro perché sto cominciando un nuovo lavoro. In bocca al lupo a me. Facendo parecchie ore sto cercando di prepararmi un po' in anticipo con i let's play, perché sennò poi non basta il tempo, diventa un pasticcio. Quindi cerco di darvi il content ogni giorno come al solito, a parte il lunedì come i parrucchieri. Allora, tac tac, vediamo se ci dà roba nuova adesso. 50% in meno di exp, dice, se lo fai a normal per la seconda volta, però dovrebbe comunque darti qualcosa. Vediamo un po'. Victory. Ok, no, 0 exp e una gemma. Però una gemma da. Ok, l'exp non te la dà perché non abbiamo segato nemici. Vediamo un'altra cosa che ho fatto a normal. Poi andiamo avanti. Ah, easy. Ok, questa qua. The Young Usurper. Usurper. Ah, questo era quello delle bombettine. Vabbè che abbiamo anche la tipina nuova. Quindi stiamo tranquilli. Esk, dai, su, l'abbiamo già visto questo qua. Ok, allora, 6 esplosivi. Ah, facciamo la solita faccenda qui che mandiamo lui. Boom, distrutto col martello, mortacci, che botta. Ah, lei che faceva? Lei era una specie di warrior. Però, minchia, cammina proprio poco poco lei, eh. Mortacci. Mi conviene mettere lei qua. Andare di doppio colpo. Bello il martello che ho preso a lui, comunque sia. Tanta roba. Poi ci muoviamo qui. Ah, però adesso lei non si può muovere così. Maledetto me. Ah, vabbè, però posso ancora. Sì. Gnao. Lisciotto pure con questo. Vabbè, uguale in realtà. Però mi conviene questo così non. Però se scambio. No, non ce la faccio arrivare al maghetto là in fondo. Niente, facciamo così. Pensavo che se scambiavo lui con Leonard magari riuscivo a fare qualcosa, ma non è vero. Sai che fa questo? Ah.
Posso. Però lo usa come azione. Ah, l'ha usata come azione. Peccato perché sennò avrei. Ah no, però. Ah no, perché non ero abbastanza vicino. Ok. Faia. 3 danni. Poco male. Non ci metti paura, zio. Allora, prima di tutto lo bombardiamo con lui. Sì, che gli levo sto 3. Boom. E poi con lui lo uccido. Dovrei riuscire ad ammazzarlo senza grossi problemi. Via, martellata. Vedi che è proprio fatto apposta il gioco comunque. Devi fare livelli a easy e poi dopo li rifai a normal e stai proprio super sereno. Via, pipu. Pipidipu. Pipidipu. A posto, ne abbiamo già disarmati 2. Ah, vabbè, ma questo impazzisce. Oh, tempo con i ragni. Guarda qua quanto sono malandrino. Allora, noi abbiamo un sacco di abilità nuove. Ok. Ah, ti cura tutto e ti dà pure un action point quello. Ok. Spend an action point to summon Stirling to fight. Ah, questo è Stirling che se prende il 20% dei gold. Solo che Stirling a me mi sembra una gran pippa, onestamente. Un gran pippero mi sembra Stirling. Shuriken Strike, buono. Devo capire. Però non c'ho. Non lo so. La potrei mettere qui. Evocare roba. E vedere che viene. Sì, facciamo così. Vai, evochiamo. Boom, boom, boom. Li evoco tutti e 3 e vediamo che succede. Sperando che non facciano AoE. Non facciano esplodere i cannoli qua. Perché sennò sono cazzi acidi. Allora, vabbè, questo può mettere defense. Buono, questo può fare danni a tutti. Allora, questo lo mandiamo qua. Buffati. Dai una botta a questo. Bim, via. Ah, sola questo qua. Vabbè, però fa solo un danno. Dagli una botta e buonanotte. Vabbè. Buffa questo armatura. Protetto. Lei può fare ben poco. Questo costava un. No, questo non costava un'azione, quindi io posso metterla qua, farla saltare un centimetro e poi farla aprire la crate. Ma proprio un centimetro uno è saltato. Diavolo. Non saprei, lo metto in guardia? Tanto è full vita. Guardia, va. Potrei fare lo switch. Però me la rischio hard. No, vabbè, c'ho lo scudo. Nevermind, è vero, posso andare pure corpo a corpo. Proprio brutto. Focus. Vedi che questo fa N la differenza alla fine. Così scoppio tutto. Via, ammazzo pure uno Shido, stica, quello che avevo protetto, non mi frega niente, questi devono esplodere, c'hanno pure il coso adesso. Ah, non ci sono cadaveri, ok. Fine turno, vediamo che fanno sti poveracci, questi li distruggo. Bam, mi ha tirato sta crepa a lei. Ice. Ice non dovrebbe farmi nulla in teoria. No, vabbè, ma vaffanculo, dai. Mannaggia la miseria, mission failed. Ma vabbè, vabbè. Potevano risparmiarsela sta faccenda, eh. Bam, rimbalzino. Sta faccenda se la potevano bellamente risparmiare. Strano comunque che lei non possa pigiare questa. Out of moves. Niente. Beh, rifacciamolo, dai, su. Adesso vedo di avvicinarli prima verso il coso. Barabù, barabì. End turn. End turn. Ah, ha evocato un marameo questo. Male, male.
altro non posso neanche menargli col fuoco a quel coso perché se no è tipo immune. Minchia, ma stanno dietro a sto palo, non posso. Non posso picchiarli. Cavolo. Questo lo posso solo schizzare dal lato lì, vabbè. Boom, via. Lui ovviamente non ci arriva fino a lì, a meno che io non faccio questo. E a quel punto li può beccare tutti e due. Io uso un altro focus così almeno gli levo quanto più possibile. Via, schioppali, va. Boom, boom. Cadaveri non ce n'è ancora. Dai, le facciamo disattivare questa. A lei questa. E poi la metto qua. Devo fare attenzione a avvicinarla lì ai ragni, perché sennò dopo succede un pasticcio come l'altra volta. Bella, gliel'ho bloccato sta spell. Meddlers. Allora. Ma non è che ci può tipo andare lui al volo se lo metto qua? Sì, fai così, va. Ammazzalo te questo. Sce frega niente, sce frega. Lui lo metto qui. Lei la spostiamo qua, le facciamo fare il saltin. Così prende la crate. Lui può tirare un bombone qua. Il che è un grande peccato. A meno che non faccio la faccenda degli Shido che ho fatto prima con lei. Però ce la rischiamo di nuovo. Senti, non penso che ci faranno il pasticcio un'altra volta, dai, su. Spero di no, almeno. Ah, tu tira una bella mattonata qua. Benissimo. Poi spostati da questa parte. A lui gli farei fare una UE allegrotto. Qui Whirlwind, che comunque un danno lo fa. Vabbè, quello tanto è morto a prescindere. E poi lui deve per forza andare qui, tirare una mattonata a questo. Gli Shido tanto stica, sono assolutamente sacrificabili. Allora, poi lui lo scambio con questo Shido qua. Facciamo focus. Dovrei riuscire a uccidere almeno un ragno. Forse pure il tipo. Sì, no, ne uccido due. Benissimo. Così almeno non tirano bombarse pericolose. E lei la metto qui, che così disinnesca questo al prossimo turno. Vai. Siamo col. Mo' non tirare away in mezzo. Non colpire roba. Lightning. Oddio, mo' fa un macello con lightning. Meno male gliel'ho bloccato. 3 su 6. Beh, lei praticamente è stata completamente inutile. Mannaggia. Ok. Rescue the Shido. E mo dobbiamo finire di disarmare sti cosi. Pipipu. Lei può. Ah, quella è già disarmata. Ah, può saltare qua, via. Boom, via. No, no, lei è stata utile. Comunque avere un PG in più è stato decisivo in realtà. E mo facciamo 5 su 6, abbiamo fatto. Con 4 PG è una cazzata fare le missioni vecchie. Minchia, ma proprio easy peasy, guarda lì. Via, via. Disarmed. Vediamo quanti quattrini ci dà. 50 gold più 18 che abbiamo usato. Un po' di exp, ok. Non male. Allora, rimettiamo la difficoltà easy e facciamo una missione nuova. Continua. Trial of the Sun. Ah, questo delle statue non avevamo capito che cazzo era. Trial of Fire. The heat is on. È un tunnel che va sottoterra, eh? C'è un meccanismo. Vediamo di che si tratta sta mission, va. Ok, un altro puzzle.
Un altro puzzle, carino. Infatti qua fa caldissimo. Io sto già sudando come un pazzo, come me d'estate che muoio. Cosa facciamo qui? Vabbè, dice, vedete quella coffin, la coffin nella, come si chiama? La bara. Dice quella dietro oltre la lava, sì. Ecco dove dobbiamo andare. E lì certo, ovvio che dobbiamo andare di là. Just stay on your toes, fate attenzione, state in punta di piedi. Basta una schizzatina di lava e possiamo tranquillamente infilarvi, in modo di dire simpatico, possiamo tranquillamente infilarvi una forchetta nel corpo. Siete finiti. Ah, ok, I see. Chiaramente con 4VG è tutto molto molto più semplice. Allora, vediamo un attimo. Io posso spostare lui. Però non posso. Minchia, come faccio? Devo trovare il modo di. C'erano questi qua. Ah, eccolo, ok, giusto. Apriamo la leva. Bombissima. Adesso immagino che dovrò. Ah no, ok, si è aperto qua. Bomba. Allora, vediamo un po', con lei. Questo, vabbè, questo, poi questo. Ah, ok, sicuramente bisognerà fare questo. E mandare lei qua. I see. Quindi serve qualcuno qui. No, anzi, non è detto, serve. Sì, ok, serve qualcuno. Metti lui qua. Però serve un'altra persona di qua, mi sa. Sì, allora, quindi devo fare in realtà questo e mandare lui di qua. A questo punto lui lo devo spostare qui. Ok, lui va qui. Dannazione, no, ne servono tre là. Perché se sposto lei, lui cade. Come si può fare? Aspetta, fammi un attimo, torna qua. Perché sti due vanno presi per forza. Ah, a meno che uno non lo fa da qui. Sì. Ok, quindi praticamente vediamo un po' questo. Serve qualcuno che appicci quello. Ok, quindi lui se ne può tranquillamente andare di qua. Cioè, semi tranquillamente. Ah, lei se la sposto qui. Leva quello. E lui se lo sposto qui. Ok, quindi l'ognometto lo mettiamo qua. Lui facciamo fare così. E l'ognometto va qui e tira la leva. Perfetto. Ci piace il puzzle game. Abbiamo aperto. Abbiamo fatto. Carino. Non troppo complicato, ma carino. Ok, un po' di gold. Zero exp, vabbè. Simpatico, simpatico. Ma vediamo che vende. Thunderstaff. C'ha Focus e Lightning. Ok, però io ho già la mia staffa che c'ha Fireburn, che è meglio il Focus. Quindi ci accontentiamo. Immune a Lightning questi stivali. Ma Ninja Robe. Sti Brass Knuckles li posso pure vendere. E la Frost Staff pure, via, vaffanculo, ma che ce faccio? Crossbow 2 Frost
fire damage fa questa crossbow. Perché alla fine lei c'ha lo shuriken per fare danni da lontano. Poi c'hai gli attacchi corpo a corpo col knockback, quindi non è male. Secondo me va bene così, c'ha comunque sia doppia arma, va bene. C'ha parecchia utility. Il martello che ho preso a lui è assolutamente il top. Magari qualche armatura. Cyclone Curious, floaty. Vieni pushato quando vieni colpito e c'hai tornado che pusha le creature adiacenti uno square lontano da te. Sì, può essere utile, ma niente di che, secondo me. Questa che ti dà uno use the first aid in più non è male. Questa pure che dà power attack in più. Non lo so, poi vediamo. Poi vediamo. Però c'ho 150, potrei investire qualcosina in realtà. Shift. Questa costa 100, ma impara a me. Alla fine bisogna puntare verso queste qui. Queste qua da 150. Pure questa qua con first aid non è male. Free movement. E più uno health. Io quasi gli prenderei questa qui a lui, che c'ha un power attack in più. Questa è bella coatta, ma sì, prendiamo questa qui per lui, va. Ah, però lui c'ha questa del Heart on Hit, allora va bene su di lei, che è un power attack in più, poi vabbè, lo prendiamo, non è male. E Resist Cold pure, vai. The Shargo Highlands. Ava, we have just received wonderful news. Our agents in the north are reporting that they have found your father. Ok, hanno trovato il padre. He has escaped the sorcerer's evil clutches and is wandering in the snowy wastes. Unfortunately, our agents couldn't retrieve him. They had to divert to lead the enemy away from the Archdruid, and they lost him. He was badly injured and in need of assistance. You should hurry. He's an old man, and if he isn't rescued soon, he will soon succumb to his wounds or the elements. A sorry fate that would please no one. Ok, quindi dobbiamo recuperarlo. Gli agenti hanno cercato di bloccare le forze della Sorceress e quindi adesso tocca a noi prenderlo. E ovviamente c'è un cazzo di gigante incinta. Ok, quello è un grosso demone. Ve lo dico, credo sia troppo grosso. Non vedo l'arcidruido, dovrebbe essere qui. Beh, se è qui, sicuramente si starà nascondendo finché c'è questo mostro in giro. È troppo tardi per tornare indietro? No, per niente, possiamo sempre saltare giù dalla montagna o scalare andando verso giù lentamente e piano piano mentre il mostro ci lancia de delle rocce addosso. Ok, stavo bevendo un sorso d'acqua. Dice, per caso questo è sarcasmo? Dove hai imparato il sarcasmo? Dice, sei una cattiva influenza tu su di me. Andremo ovviamente a combattere il mostro. E chiaramente questo posto è pieno di non morti anche. Dice potremmo utilizzare sicuramente il bordo della montagna o non ce ne andremo mai vivi da qui. I sense a mystical connection between those ice crystals and the giant. Maybe there is. Ah, ok, dice sento una connessione tra i cristalli e il gigante. Forse abbiamo un'opportunità. Ah vabbè, te lo dice il gioco direttamente, queste sono le regole speciali di questa missione. Dice la vita del demone, è linkata con i cristalli di ghiaccio. E non può essere ferito finché non sono distrutti tutti quanti i cristalli, che la foresta ti protegga. Vabbè, quindi dobbiamo un po' fregarlo, diciamo, non possiamo andare dritti verso di lui. Ma dobbiamo aggirare la faccenda, spaccare sti ice crystals. Ah, peccato che lui non possa attaccare. Lei sì, però. Può anche evocare i suoi cosini. Vabbè, mo vediamo, innanzitutto. Scambiamo lui con lui. Tra l'altro devo capire il cristallo. Senti, fammi fare una prova subito. Dai una mazzata a sto cristallo. Ok, perfetto. Questo volevo sapere. Lo devo attaccare da lontano. Va benissimo. Quindi lui deve andare avanti. C'è poco da fare. Lei pure va avanti.
Gnometto pure lo mandiamo avanti. Gnometto può colpire qualcosa? Sfortunatamente no. E lei la mandiamo qua. Shuriken Strike. Cleave, prendi Cleave. Evochiamo il tipo, va. Bounty Hunter's Ballad. Simpatica, vai, visto che è un boss questo, la facciamo con lui. Lui può pure andare avanti diretto, cos'è? Due danno e gli ruba i soldi, fantastico. Vai, facciamo questo, via. Mugga. Bomba. Tanto lo può finire lei questo in teoria. Sì, lei può attaccare di tutto. Potrei fare un ri... no, Ricochet non arriva così lontano. Allora facciamo così. Elimino i due dietro, che gli arcieri sono quelli più pericolosi. Facciamo così. Anche perché questo mi pare che esplode. Sai, mi sono fatto una cazzata. Avrei potuto sparare sul cristallo, forse. Non, però non sono sicuro. Tiragli una shurikennata, va, attacca, via, stica, non mi frega niente. Almeno lo spacchiamo subito e ce lo leviamo dalle palle. Ah, però, beh, sto a fare un sacco di cazzate qua. Non potevo sparare con lui. Là, via, via. Oh no. È incintissima il ragazzo ed è pure arrabbiato, c'ha le voglie. C'ha le voglie di morte. Cos'è quel coso? Dei non morti con le mazze. Ma tra l'altro, scusa una cosa, lui ha licciato ben 5 gold da questo coso? Ah, non lo può fare più volte sullo stesso target, malissimo. Vabbè, levati dalle palle. Lui lo mandiamo avanti. Ah, lei è pure mezza ghiacciata, per cui si muove lenta. Malissimo. Male, male, male. E beh, mo dobbiamo sucare un attimo. Lei spostiamo. Speriamo che non attacca un'altra volta, perché sennò me li becca proprio tutti e quattro adesso. No, no, no. No, no, no. Aia. Meno male, mi ha bloccato lui, ok. Non è una situazione carina sto boss. Anche easy, è un po' stronzetto. Ecco, quest'uomo non serve a una pippa. È inutile come la munnezza. Che ci sta qui? Advance. 3 square, bla 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 bla. You have to... Nah, sta munnezza. Lui vediamo. Lui in realtà è proprio useless comunque sia. Veramente un pezzo di inutilità. Niente male. Il problema è che questi sono proprio slowatissimi. Sono proprio slowatissimi. Mega mega slowati. Lei la mandiamo qua, le facciamo. E se gli faccio evocare questi, potrebbero sloware la situazione, lo rallentano un po' magari. Bomba, ce n'è uno. Allora facciamo così, questo lo metto qui, questo qui lo mando lì da lui, che magari con la difesa forse riesce a parare una pizza, anche se non credo, secondo me manco una pagnotta riesce a... Prende una pagnottellata in testa. Ah, devo aprire pure le ceste. Oh, minchia. Ah, due attacchi ha fatto. Benissimo. Lui useless come la munnez. Qua è uscito De Cerberus. Allora, tu, vabbè, comincia a usare focus. Andiamo. Smembra tutto. Boom.